non nasconde l'orgoglio per il grande risultato raggiunto in questi anni. Maurizio Lacrimini è un presidente particolare, non ama la vetrina, ma ieri sera ci ha messo la faccia davanti alle tante persone che hanno acclamato la presentazione della nuova Baldaccio Bruni proprio in Piazza Baldaccio Ranieri. Eh sì, l'ultimo anno è stato non bellissimo ma bellissimo, un finale veramente che ci ha gasato a tutti, perché poi è andata bene, abbiamo fatto un play-out spettacolare confrontandoci anche con squadre che non erano nel nostro girone e abbiamo visto che c'era più forti, non c'è niente da fare. Senta Maurizio, per voi è un orgoglio essere eccellenza toscana, è anche un vanto sotto tutti i profili. Sì, è un orgoglio perché se vedi i nomi e le città dove andiamo a giocare, credo che sia un grande orgoglio. Ma il mio orgoglio è Anghiari. Anghiari è noi, la nostra società, che la nostra società è composta da degli amici, che noi sono 30 anni che siamo insieme. Noi non siamo le altre società che vendiamo, compriamo, acquistiamo. Se uno vuol venire a fare il presidente alla Baldaccio, domattina viene e non è che deve acquistare la società, entra, fa il presidente. Comunque c'è un dato oggettivo, 19 partecipazioni a questo campionato non sono una casualità, è frutto anche di un lavoro e di scelte mirate. Certo, quest'anno sono il 19° anno che facciamo l'eccellenza e vorrei arrivare a 20. E non dimentichiamo che c'è anche un albo d'oro di una Coppa Italia prestigiosa. Sì, sì, sì. Quella è stata una delle grosse soddisfazioni, perché andare a fare una finale, vincerla ai rigori con un'emozione da non descrivere, perché poi entrare in campo, mettere al collo una medaglia, per noi è come aver vinto la Champions League.